condizioni sono pessime, soprattutto alle 1 è sempre pieno e alle 6 c'è la gente che sta in piedi, proprio le file in piedi fino vicino al guidatore. Autobus pieni su diverse linee del territorio provinciale. Il disagio per gli studenti continua e le famiglie tornano ad esprimere la loro preoccupazione. Diverse, infatti, sono le segnalazioni arrivate in questi giorni alla nostra redazione. Solo la settimana scorsa alcuni ragazzi ci avevano raccontato di aver perso l'autobus perché dei 3 passati davanti alle fermate di Torrette e Ponte Sasso nessuno li aveva fatti salire. Tant'è che i genitori si erano dovuti organizzare e magari arrivare pure tardi al lavoro per accompagnare a scuola i figli lasciati a piedi dall'azienda di trasporto pubblico. D'altra parte, secondo il direttore generale dell'Adrebus, erano stati i giovani ad arrivare in ritardo alla fermata. Fatto sta che problemi di questo tipo continuano a ripetersi. Che autobus prendete? È il 99 per andare a Santa Marta. State comodi? Riuscite a sedervi? No, parecchie volte dobbiamo stare in piedi. Qualcuno di voi o qualche vostro amico ha rischiato invece di rimanere proprio a piedi? Sì, molte volte. E non sono solo gli studenti a subire un disagio, ma anche le persone diversamente abili e gli anziani, che a volte, come raccontano i ragazzi, rimangono in piedi perché nessun giovane gli lascia il posto. A me è capitato di lasciare il posto alle persone anziane perché, dai, diciamo che io non ne ho bisogno così, è solo un fatto di comodità alla fine. Ci sono alcuni che invece rimangono proprio lì seduti e, cioè, secondo me non è giusto, anche dovresti lasciare il posto loro. Anche perché poi si trovano, insomma, in difficoltà. Esatto. C'era un giorno una signora che stava per cadere perché l'autista aveva fatto una fermata, una frenata un po' brusca e, cioè, c'era uno invece lì seduto. Alzati! All'interno degli autobus dovrebbe comunque essere indicato il numero massimo dei posti a sedere, di quelli in piedi e dei posti totali, ma come ci testimoniano diverse persone, questi dati spesso non vengono rispettati. È capitato che qualcuno è rimasto proprio a piedi, è rimasto guafano? Che è rimasto fanno, no, però una volta ci sono andati molto vicini perché c'erano veramente molti ragazzi nel mezzo dove ci sono i sedili. Quel giorno ce n'erano davvero tanti. Ma qualcuno è andata sicuramente peggio. Quando sono ritornata da scuola dovevo aspettare un'altra ora per prendere la corriera per tornare a casa perché già quella era partita. E poi come hai fatto? Hai chiamato a casa? Ti sono venuti a prendere? No, ho aspettato la corriera che era dopo un'ora.